buon anno! Buonasera. Oh, appena in tempo prima che Rab scappi. Eccoci. Ciao Crona, bentornata, buonasera. Ciao Saki, ciao Rab. Eccoci, siamo pronti. Com'è? Come va Rab? Meglio? Il dolorino? Ciao Crona. Come stai, Corona? Tutto bene? Saki! Ho già aperto il gioco e sto aprendo la chat. Corkeeper.x non risponde. Attendere la risposta del programma. Ok. Iniziamo bene. Io tutto bene, grazie. Sono bella riposata, tranquilla. Meno euforica rispetto a ieri. E però tutto ok. Mangio piano ma mangio. Bene. Allora, metto le mani avanti. Io non ho idea di come sia. Ho vinto un giveaway di WoW da $100.
Ah, la mia Rosaria mi aspetta. Ah, Genshin Impact. No, come Crona. Dicevo, non conosco niente del gioco. Mi ha parlato bene Rab e quindi mi sono fidata e ho detto, ma sì, dai, proviamolo. Quindi lo promeremo. Lo promeremo. Va bene, Rab, aggiungi anche questa. Lo promeremo. Rosaria di Genshin. Sì, immaginavo fosse la Rosaria di Genshin. Non capivo il giveaway. Nel caso è Metello giù e il super pro signor Mono che lo conoscono se passano. Certo. Se, sempre se, passano. Wow, Crona. Dai. Si nasconde dietro Witto. Salvami, Crona vuole omicidiarmi. Omicidiarmi, ma come l'ho letto? Ciao Silver, buonasera, bentornato. Oggi non ci troverai su Isaac. Sono 100 dollari che vanno spesi per forza su Genshin. Bella domanda. Ciao Samu, sull'attenti. $100 da poter spendere su qualsiasi cosa di uovo. Allora, io sono indecisa se tenere... No, no, ok. Voi vedete, sentite? Immagino di sì. World slot. Enter world name. Non metterò Wittomoko. Metterò piuttosto un vostro nick. E dato che Sir Silver è nuovo... No, no, non lo farò. Non farò questo. Useremo il nome di Rocket. No, non lo so, non lo so. Potremmo fare un miscuglio. Tipo di Crona. Sì, di Silver. Gio di Jojo. E... No, è che non volevo fare... Insomma, non volevo... Che sta succedendo? Nulla, nulla, Giorgio. Buonasera, bentornato. Ecco cosa intendevi. Pensavo li spendevi per formare il rosario su Genshin. Quindi ti compri un bel po' di roba da cosplay. Figo, figo. Comunque, Crosigio e... Anzi, Crosigio. E poi vorrei aggiungerci un rack. Crosigio rack. To. Di Rocket rack. Che accrocchio. Testimoni tutti. Land, perché ci sta sempre. Quindi Crosigio rack land, dai, va benissimo. Anzi, bracci land c'entra? No. Bra land. No, brandallo. No, non intendo... Oh, sì. Crosigio Rack Brand. Questo sarà il nostro mondo. Puoi andare a capo. Ciao, abbracci comunque. Bentornato. Buonasera. Ciao, Muta. Select Save Sloticon. Ah. Oddio. Potremmo fare... C'è una polpetta. No, vero? Alcune icone sono difficili da riconoscere. Questo è sushi? Sì. Oddio, questa è bellissima. È la nostra rana, Rab.
Save slot icon. E io l'ho letta slot icon. Va bene uguale. Ciao Rab, buona cena. Per pronunciarlo bisogna martellarsi la lingua prima o dopo essersela morsa? Che si sceglie lingua. Prima c'era una cosa che sembrava una polpetta. Questa, ma è la faccia di un gatto, presumo. Cos'è questa? Una sfera Pokéball. Un anello, un fiore. Questo forse? Non saprei. Dai, dai. Immaginiamo sia una polpetta. È ottima l'icona della Ranarab. Guarda, Wittina, se il gioco avesse avuto le feature dove devi firmare a mano, ridevo a crepapelle. Perché? For a fair and engaging challenge, hard va bene e casual in a relaxed enjoyable setting. Va bene. Facciamo standard. Donna. Devo fare anche il character, esatto. Il personaggio. Se l'arcivescovo di Crosigerac Brand si Crosigerac brandizzasse. Però dai, suona bene. Ah, Crosigerac Land. character type hardcore standard. Va bene, ragazzi. Sorvolate. Se dovessi fare... pronunciare cose in maniera assurda, sorvoliamo. Ah, qui rispondi dopo essere morto. Va bene. Ed è ovviamente la cosa concepita apposta per Core Keeper. Invece hardcore, una volta che muori, perdi praticamente tutto e non va bene questo. Per il corpo, immagino maschio o femmina. Vabbè, skin non si vede nemmeno. Oddio, hai gli occhi bianchi qui. Ma scusami. Va bene così. Bello, stempiato, bellissimo. Ormai ci stupiamo se pronunci tutto bene. È vero, è vero. E fate bene, fate bene. La rasta, oddio. Dai, questi. Molto, molto standard. Questi vanno benissimo. Occhi neri mi piacciono. Fanno un bel contrasto. Per la maglietta azzurrina ci piace. Pantaloni. Non so. Facciamo marroni, va benissimo. Ah, il background è praticamente le nostre origini. Puoi fare Goku con quei capelli blu. Ride per i capelli altrui. Witto body shaming. Allora, non rido per i capelli altrui. È che quella parte, quella parrucca, insomma, quella acconciatura mi ha ricordato Rab. E niente, mi sono messa a ridere. Domanda, dica tutto Jojo, mi si dica. Intanto il background, fisherman, ranger, nomad, explorer, miner, fighter, chef, gardener, fisherman e poi basta. Non so, un bel chef. Iniziamo con più 3 cooking skill, 1 cooking pot e 8 mushrooms. Ah, gli dobbiamo mettere pure il nome. Beh, questo siamo. Questo sono io, quindi Quitto va benissimo. Non lo so. Sono indecisa tra chef e giardiniere. Forse è meglio giardiniere. Giardiniere, donna. Donne. Giorgio, cos'è questa domanda? Cosa devo cliccare? Ok, niente. Ok, siamo parte di un gruppo di esploratori. Andiamo.
senso, mettiamo qualcosa tra gli alberi. Era una reliquia. La tocchiamo e... una luce ci avvolge e ciaone. Donne, è arrivato Rocco. Vitto, sei una mia collega ora? Ah sì? Anche tu giardiniere, Saki? Visto che lei ha chiamato il PG con una parte di ognuno di noi, non sarebbe anche giusto che noi presi in causa possiamo scegliere una parte del PG? Così non solo ad avere un richiamo al PG un po' vacuo ed effimero, ma effettivamente portare un apporto consistente nella caratterizzazione del personaggio. E sì, prenoto la scelta della capigliatura. Ah, cavolo, l'ho letta molto 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 tardi. Non era male come idea, Jojo. Era carina. Essendo una patata, il giardiniere sarebbe la tua divinità creatrice, mentre il cuoco quella malevola. È un isekai. Ok, abbiamo il nostro cursore. Ah, serve per colpire. Vita, fame, mappa, immagino. Qui saranno dei filtri. Oh no. Ah no, sono i marker che poi... Ma quanto dovrebbe laggare? Pesa 300 mega PC. Su. Poi ci riclicco. Questo è l'inventario. Abbiamo le skill, che sono mining, va bene, running, quindi ok, cioè, quindi ci possiamo skillare anche sulla corsa, aumenta la velocità di movimento, ok, ovviamente melee combat, poi range combat, crafting, vitality, gardening, e ci abbiamo già 3 punti a riguardo. È una rana che corre. Bella questa Saki. Non è una rana che corre, è uno stivale. Oddio, fishing e cooking, ok. In mano abbiamo una copper hoe che sarebbe una zappa, se non sbaglio, e una... Ah, grazie Crona. Bello. Come si chiama? Un innaffiatoio, insomma, il cosettino. Poi qui abbiamo... Ah, possiamo craftare direttamente da qui. Chiaro, e qua c'è il cestino. Questo che cos'è? Shortcuts. Pick up one, pick up half, left shift più tasto destro. Quick start, left shift piuttosto sinistro. Va bene. Però noi non sappiamo, cioè, non possiamo craftare la torcia, o sì? No, ci serve la legna. E quindi cosa devo fare? Camminare nell'oscurità? Looks like needs energy. It's in power down. E io dove capperini vado? Ah! Cioè io picchio le liane e, o almeno le radici, quello che sono, via. Le spacco a mani nude. Lo scopo qual è? Io credo sia una sorta di survival o comunque un mezzo survival gestionale, può essere. Sto ancora aspettando il famoso quanto caratteristico post saluto di Witto. Come va, Giorgio? Tutto bene? Meme di Narcos che aspetta sconsolato in più posti con lo sguardo vacuo. Oh. È che ogni tanto mi dite che è meglio sorvolare sulla domanda come va e quindi mi sto un attimo limitando, ecco. Non voglio mettervi a disagio. È stile Terraria, molto probabilmente, sì.
Allora, inventario, torce. Perfetto. Ok. Abbiamo preso due funghi qua. Si può spaccare? No. Cosa c'è qua dentro? Gorm, the devourer. Gorm sarebbe il nome, il divoratore? E cosa gli devo mettere io qui? Non lo sappiamo. Crystal slot. Non sappiamo. Terraria sì, un pochino. Allora, io Terraria l'ho giochicchiato, sinceramente. Poi mi ha un po' stufato abbastanza subito. Però Rab mi ha detto che questo dovrebbe essere un pochino più movimentato. Poi c'è la possibilità di giocare in coop, comunque fino ad 8 giocatori. Quindi potenzialmente potremmo giocarci assieme. E che è un po' più dinamico. Fai bene a sorvolare, che non va affatto bene qui. No. No, Giorgio, non ho capito. Fai bene a sorvolare, che non va affatto bene questo dire di sorvolare. Sorvoliamo sull'argomento. No, ma sei serio? No, mi stai prendendo in giro. Crystal Balls. Allora, qui è Glurk. La massa abominevole comunque. Sì, dovrebbe. E anche qui ovviamente bisogna riempire. Poi vedremo. Niente. Cioè sono tutti santuari tipo. Sono sconvolto da queste accuse. Qui sicuramente ci servirà un piccone. Chissà se possiamo fare un piccone di legno. Sì, possiamo. Peccato che perdiamo la torcia, ma teoricamente. Ok, stiamo facendo qualcosa. Ah, non la perdiamo la torcia. No, non sto capendo. Ho bisogno di luce. Ok. Ci siamo, no? Sono nemici? Mi attaccano? No. Fermo, aspetta. Non ho il tempo. Va bene, scapperemo. C'è un verme. L'ho appena ucciso. Campfire. Ma lo posso... va bene. Questo cos'è? È un tronco. Qui ci posso dormire? No. Cosa sono queste robe a terra? Ossa? Ma io non posso nuotare. Ah, c'è la workbench. Oh mio Dio. Però fare tutto di notte non è il massimo. Da lì si entra. Qui potremmo rompere. Certo, potrei usare anche i numeretti. Ok. Qua. Abbiamo preso dell'oro. Anche qui c'è qualcosa che sbrilluccica. Ma da quel che ho capito siamo in una grotta. Teoricamente ci dovrebbe essere un'uscita. Giusto o no?
Questo gioco, sbaglio, lo avevano regalato. Potrebbero? Non me lo ricordo, sinceramente. Vogliamo costruire anche una... Boh, va bene, una pala. Questo intanto lo mettiamo qua. Quello che non ci serve lo mettiamo via. Per esempio i funghi... questo cos'è? Un muro, va bene. La pala magari trasciniamola e spostiamola qui. Questo non lo possiamo usare. E questo nemmeno. Andiamo a fare la workbench. Prendi i vermini. Ma non li posso prendere. Oh! Ma posso mollare le torce a terra. Comodo. Questo è molto comodo. Sandwall. Sandwall. Ah, ok. Va bene. Qua forse c'è un'uscita? Voglio uscire da qui. No. Ci sono pesci, potremmo pescare. Quello che stai per dire era tutto un tuo piano per farmi mollare la tor... Nani! No. No, non credo, non credo. Quegli esserini, se io tipo li picchiassi con il piccone... Se li vedessi però, soprattutto... Quanto resistenti! Cosa mi hanno dato? Earth Berry Seed. Ah, può essere piantato. Ok. Senti, io appoggio questa roba qui e poi ti piccono. Ah! Muoio, muoio! Shroman figurine? Ah, ci ho rallentato. Infatti sento... Ah, vedi, se camminiamo qua sopra veniamo rallentati. Direi workbench e via. E via. La facciamo qui. Togliamo questo schifo. E la mettiamo... Boh, qua. Cosa possiamo costruire? Ma che versetti fanno? Guarda se l'ho in qualche posto. Yes, Crona. E via verso nuove vite avventure. Wood bridge. Ok, possiamo fare il ponte, che non sarebbe male. Va bene, il recinto, il pavimento e il muro. Per quanto riguarda il... Ah, armi e armature. Per l'arma 5 di legna, ne abbiamo 11. E per l'armatura in totale sono 4, 6, 10, 5, 15. Farei in primis armatura e spada, ovviamente. Quindi andiamo a recuperare un po' di legna, dato che ora sappiamo da dove si prende. Quindi era 15 per l'armatura. I should eat something. Bene, direi che così possa bastare. E via. Forse possiamo mangiare i funghi. Così come sono, ma... Vedi, qua c'è scritto che possono essere cucinati. Vediamo un po'. Come si fa a mangiare... come si mangerà? Non lo so. Forse bisogna metterli così. E poi... Ah. E però non ci cura tutta la vita immediatamente. Ma è una cura, ok, che richiede un po' di tempo. Li equipi e li usi. Sì, esattamente come Minecraft. Ok,
Poi cos'altro? No, armatura che poi ci equipaggeremo e poi spada perché è fondamentale avercela. Per ora mettiamo appunto le cose non necessarie qui. Almeno no, che non sappiamo usare al momento e via. Per equipaggiare il tutto, perfetto, se faccio clic destro, no. Devo per forza spostare, va bene. 2, siamo diventati una ghianda, va bene anche così. L'arma in mano ce l'abbiamo, una chest non credo sia necessaria. Ah, possiamo avere... Fico, fica questa cosa, possiamo avere più equipaggiamenti salvati, tra virgolette, comodo. Poi io farei... questo ponte qui. Allora, aspetta, equipaggiamolo. Come si fa? Ah, così. Chiaro. Per la mappa M. Ma non si capisce un cappero della mappa. Oh, signore. Ok, va bene. Poi magari facciamo anche una parte di sopra e attacchiamo anche questa parte qui. Brava, Vittorio ha voglia di giocare a Minecraft. Ma perché mi date le colpe che non ho? Ok? Non ho queste colpe io. Lasciatemi stare. Olè, e via. Mi metto in lurk sulla TV che vado a preparare la cena. Oggi favette e uova. Potresti cucinare anche per me? Sembrano i suoni di Minecraft, molto simili. Chi è che sta giocando ad un Minecraft-like? Io no. Io no. Ok, ma a quel tizio gli serviva energia, chissà se... Dirt wall, cooking pot, 2 copper bar, 2 di legna, quindi dobbiamo andare un attimo a picconare. Qui avevamo visto dei minerali. Cavolo, la fame ci ammazza. Ah! Va bene, per ora stiamo così. Poi poggiamo qua a terra il cosettino. Una torcia, insomma, perché? Perfetto, minerali. Abbiamo potenziato la skill del mining. Poi vi mando il penoso risultato su Telegram. Sì! Sì, di fave non ne vado particolarmente matta, sinceramente, però averci la cena pronta. È sicuramente qualcosa che non... come si dice? Non rifiuto, ecco. Ma cosa stiamo trovando noi? Copper ore. Ok, e qui abbiamo finito potenzialmente. Possiamo fare delle torce? No, ci serve altra legna. Dove altro abbiamo visto qualcosa luccicare? Mi ricordo che c'era qualcosa. Tra l'altro abbiamo il piccolo. Piccone. Ok. Vai, signorina, prenda la legna. Non dispiace, esatto, grazie. Magari non sarà bellissimo come piatto, ma è una buona alternativa per non mangiare sempre carne. Ci sta, ci sta.
attento anche alla dieta questo Silver, complimenti. Bravo, bravo, bravo. Torniamo a fare torce. Un bel po', direi. E continuiamo la nostra picconata. Non so, continuerei per di qua, che dite? Picconiamo verso l'alto? Immagina giocarlo in otto, dove tu sei il capo, io, tra parentesi, e vi dirigo, tu devi andare a prendere la legna, allora tu invece devi andare a prendere da mangiare, e tu invece devi andare a prendere il coso, il rame. Vedo qualcosa lì. Ho appena... Ok. Forse però questa è terra. Si spala easy con... funghi. E questi che cosa sono? Oddio. Sembra che con il piccone sia meglio. Berry. Funghi comunque. Ottimo. Ok. E qua c'è tutta una sorta di fattoria di... Oh no, ho rotto il piccone. Si può rifare? Si può risistemare? Cavoli, da qui non posso passare. Proviamo a mano. Magari il piccone non serviva, ok. Metto dominatrice. Vado a prendere le mazzate, no! Morti in 24 ore. Cattivo. Tu devi fare a prendere la segna. Società al collasso dopo 48 minuti. Wow! Slime, ovviamente. Questo cos'è? Per prendere l'acqua. Rubo tutto. Datemi tutto. Fungal soil. Ah, c'è pure il terreno specifico. Per i funghi. I should eat something. Vabbè, tieni. Mangia. Anche se vorrei andare a cucinare. Cos'è questo invece? Con una X. Si scava per sotto, dite? Potrebbe? Qua c'è... Però mi sa che senza un piccone vero. Toh, per il momento ti butto. Senti... Oh! Ho sbagliato! Scrap parts. Va benissimo. C'è sicuramente un tesoro pirata sotto. Bomb pepper seed. Yeah. Ma che mi fanno malissimo. Cioè no, oddio, malissimo no. Quitto, puoi provare una cosa. Tutto quello che vuoi, Jojo. I comandi di Quitto. Vai a prendere il cosino. Pepe bla, tuturu. Eh? Oh. Sembra la lingua dei Minion. Forse qui possiamo scavare. Un passaggio. New talent point available in mining.
cosa. Ora vediamo tutto quanto. Non lo so, Giorgio. Se non lo sei tu, puoi limitare un attimo la scelta, che sennò devo iniziare a prendere delle sezioni del... Bomb Pepper! Non so, non ho idea di... a cosa possa servire. Può essere cucinato. For spicing up foods. Ok. Ora ci facciamo un attimo... Fungal Soil, ne prenderei degli altri. O dite che tanto vale sfruttare questo luogo come accampamento? Potrebbe essere comodo avercelo già mezzo pronto. Però non lo so, non lo vedo mio. Lo vedo come un qualcosa di non mio. E due. Quando stai nel menu c'è una manina alla destra del PG. Prova a metterci una torcia. Questa? Offhand slot. Come si faceva? Ok. No, non si può. Effettivamente, se invece mettessi il piccone... Oh. Ah, qui le statistiche addirittura. Ah, le skill, qua. Possiamo utilizzare un punto. Più 2% mining damage. Lo possiamo mettere qua. Ah. Chiaro. E qua invece... più 5% less food drained when running. Quindi, vabbè, consumiamo meno fame, tra virgolette, quando corriamo. Che ci può stare. Però siamo obbligati per il momento a fare questi qui iniziali. Ho capito. Speravo si potesse, così ti evitavi di stare al buio. Allora sarà per uno scudo, o una pistola, o un bazooka, sì. Sicuramente. Ok. Qua non abbiamo preso... Ok. E sono in dubbio. Va bene tutto costruirci il nostro piccolo posticino. Però... cioè, boh, non saprei. Illuminiamo un po' qui, proprio alla Minecraft. Alla Minecraft. Questo mi piacerebbe anche poterlo utilizzare, ma no. Workbench. Oh, la fornace. Ottimo, via. Facciamola. E la mettiamo qua. Questa sarà l'area. No, ho sbagliato. L'area cose. Copper bar. Quanti ne vogliamo? Sì. Ok. E ora dobbiamo aspettare. Che faccio? Quindi non c'è bisogno del carbone. Bene. Comodo. Mentre aspettiamo... quante ne vogliamo? Sì. E perché noi volevamo fare... il cooking pot, che richiede 4 copper bar. E se abbiamo fatto 2 per il momento. E per il resto direi di smaltire tutto quanto. Iron fishing rod. Rusting. Fishing hook. E questo? Scrap parts. Different materials from junk. Used to repair items at this salvage and the repair station. Pronunce che me le sono inventate probabilmente. Lo stai giocando ancora, quindi vuol dire che come minimo schifo non ti fa. È che lo devo ancora capire. Anche questo.
questo per esempio via. Anche questo via. Questo lo ricostruirei. Lo metterei tipo... Allora, vabbè, io... è anche inutile dirvi che sono fissata purtroppo con... oh no. Con... E cosa sto facendo? Cosa ho combinato? No. Ok, via. Con l'organizzazione, ordine quel che è, insomma. E vorrei avere appunto tutto bello. Tutto bellino. Who would have lived here? Abo. Ah, ma questi posso buttarli? Mi serviranno? Non so, non dice niente in merito. Qui è finito. Sbaglio sempre, via. E quindi ora possiamo costruire la nostra cooking pot, copper workbench. Workbench e poi la... Ah, vedi, il coso per riparare. Abbiamo anche... Ok, un'ama da pesca. Inventario così pieno, infatti ora facciamo anche la cassa. Cooking pot per iniziare, lo mettiamo qua in mezzo. Non è vero mai. Dobbiamo equipaggiare. Oh no, non ce lo prende? Scherzi. Ah, ecco. No. Qua. Cosa ci posso cucinare? Cose random? Tipo gli metto il fungo. Gli metto il fungo. Cook food to start discovering recipes. Però magari non 17. Facciamone uno. E qua sotto devo combinare? O devo mettergli qualcosa tipo legna? No. Gli devo mettere tipo bomb pepper? Ah. Oh. Brava, prima la cassa, poi craftiamo anche una cassiera. Sì. Il gioco ha degli altari all'inizio, ti consiglio di fare una base lì vicino, in giro ci sono dei boss e in generale allontanandoti dal centro della mappa, la difficoltà e i drop aumentano. Per ora mi fermo, ovviamente di boss all'inizio a portata ne avrai solo alcuni, nel tempo ti rafforzerai. Cos'è un taco? Mushy pepper wrap. Buono. Lo mangiamo subito. Ok. Cos'altro vogliamo preparare? Doppia fungata? Doppi porcini. Via. Poi costruiamo anche questo. E ce lo mettiamo qui e poi qua vicino. Va bene. No, era il gioco, era il gioco. Mushroom soup. Ok, 20 food, buono. Mangeremo anche questo. Poi, cos'altro possiamo provare a cucinare? C'era un... Can be cooked, a sweet juicy berry. Buono questo. Ce n'è uno solo, quindi non lo so se sono... Dai, ne facciamo uno solo e vediamo cosa ne esce. Quei monosillabi hanno fatto più male del dovuto. Ecco, mi stai cucinando un fungo con un peperone? Sì, sì. Ne è uscito qualcosa di buono però. Premi sul disegno del libro quando cucini. Oh, scusami. Oh, wow. Ma bellino. Abbiamo fatto un pudding, un budino. E mi mangerò anche questo. Ok. Simpatico. Le Pringles alla paprika? No, bocciate. Le Pringles alla cipolla? Sì, promosse.
Ciao, abbracci, grazie di essere passato. Buona serata. Comunque, Saki, tu che sei super, 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 super pro di Stardew Valley, ti sembra? Come ti sembra a confronto da questi primi e pochissimi minuti di gioco? Cioè, con Core Keeper, ovviamente. È molto simile a Valheim, ma meno punitivo. Oh sì. Anche qui facendo attività a livelli quella determinata skill con il plus che otterrai punti avrai abilità da assegnare in uno skill tree. Abbiamo visto. Paprika maggiore di tutto, ok. Ma come? Ok, e ritorniamo. Abbiamo preso un po' di legna perché ci serviva per fare il... Esatto, la cesta. E cesta sia. E dove la vogliamo mettere? La metteremo... Dai, va bene qui. Cosa ci vogliamo infilare? Per il momento la zappa. Bump pepper seed. Fibra. Questo non è male il mangiettino, eh. Slime. Voglio un attimo leggere almeno per capire. Lifelike representation of a shrewman. Ah, è tipo un accessorio, una decorazione. Tutto bene, muta tu? Chi va con la Wit impara di slessare. Ciao Mano! Hai visto cosa sto giocando? Tutta questa robina. Ma io posso cliccare direttamente e... No. Forse sì. Tipo Shift. Proprio uguale. Ok. Ok, allora, questo lo mettiamo qui. Almeno le cose essenziali le terrei qua. Il campfire ora lo mettiamo. Woodstool. Do something more beautiful. Ma anche questa è una... È una schifezzina, sinceramente. Facciamo così. Teniamoci la legna sempre. No, che poi non è la legna. I'm sorry. Questa non è legna. Dov'è la mia legna? È qua. Perfetto, c'è già. E allora cosa ci portiamo dietro? La zappa. Perché sì. Poi volevo fare un attimo una cosa. Volevo provare a palare nel punto in cui abbiamo trovato quella X. Mono ha sentito il richiamo. Tutto bene, ci si rilassa un po'. Con un po' di tè. Ah, e wit. Buono. Ho voglia di tè adesso. Vedi, si mettendo due casse. Ora lo facciamo. Ora lo facciamo tantissimo. Geode. È un pezzo di pietra roccia con un cristallo all'interno. Potrebbe essere qualcosa di utile per quei santuari che abbiamo visto. I funghi sono ricresciuti, ma ricrescono da soli, quindi? Interessante.
Qui ci sono 24 gradi? What? Ma non stai parlando ora? O vuoi parlare di altri? I funghi crescono se il terreno è il loro. Quindi in automatico non serve innaffiarli o altro. Chiaro. Ma no, quindi ti piace questo genere di... Questi generi... Sì, va bene. Questo genere di giochi. Facciamo una cassa. Vediamo un po' se è così. Se effettivamente... Ops. Oh no. No, ci sono rimasta male. Ci sono rimasta male. Ci sono rimasta male. Mannaggina. Qua fa molto caldo. Tra l'altro, casa mia è nel lato del palazzo esposto al sole durante tutte le ore del giorno. Minchia, diventa un inferno d'estate. Puoi scavare il terreno per interrompere il loro respawn e magari portartelo a casa per farti il farm. E infatti l'abbiamo fatto. Tocca disinstallare, dai. Apri Isaac su. Il campfire, vabbè, lo mettiamo qua vicino. Cos'altro potevamo fare qua? Questo. Però ci servono i minerali. C'è proprio la cassa doppia, dice Rob. Ho capito, ho capito, ho capito. Però qua tocca scavare, ma tanto, cioè lunghissime sessioni di scavamento. Ah, tra l'altro vorrei provare anche a pescare. Già che ci siamo, qua vedo del pesce. No, ho sbagliato. Qua. E come funziona? Che devo fare? No, non scapperai, pesci di me! Ho capito, ho capito! Ho sbagliato. Va bene, ci siamo, abbiamo capito il sistema. Abbiamo sbagliato, punto. Qua. No, vabbè. Legna. Ci sta. Pesci in me. Ok. Pesci in me! Vieni qua! Paletta. Ce la possiamo fare? Ciao Mirko! Buonasera, bentornato. Premere quando... Questo è tostino, eh? Questo è tostino. Vabbè, ma è impossibile. Ma vedi, questo è proprio un trick, cioè un trick. Ha una sequenza di co. Va bene. Ciao pesce. Ciao, ci vediamo domani. Qua. Per lo scavare se l'inizio è lungo, poi i nuovi picconi uniti alla skill che aumenterà livellando ti farà trapanare zone intere in pochi secondi. Fighissimo. Rusty spoon. Almost every culture has invented. Ma sì, vabbè, grazie. Addio, addio, pesci in me, addio. Noi ci dobbiamo. Cosa ho preso? Alghe. Ah, no, però non sono utili. Ho capito. Come va, Mirko?
Comunque pago poco di bollette durante l'inverno, poi sono sempre fuori per lavoro o altro, quindi casa la uso solo per dormire e mangiare. Ci sta, ci sta, ci sta. Niente, non si vogliono pescare, far pescare. Alghenori. Vabbè, Giorgio. Chiudi la live e fai prima. Guarda, te lo dico sinceramente. Siamo bloccati. E guarda un po' chi è uscito. Adesso sono armata, bastardo. Ecco qua. Ok, scegliamo un punto dove scavare. Iniziamo a scavare, direi. Per prendere questi minerali. Da dove li vogliamo prendere? Sto per starnutire. Non vi spaventate. Niente, no, non è. Non ce l'abbiamo fatta. Sono fatti solo per essere venduti a chi per ora non lo sai. Chiaro? Che starnuto potentissimo. Talmente rapido che non ce ne siamo. Allora, appoggiamo un po' di roba nella cassa, per cortesia. Allora, dato che, però aspetta, perché queste cose noi le abbiamo già trovate. Ecco, infatti. Le alghe invece sono nuove. Poi, se dovessi continuare a giocarci, organizziamo tutte le casse per tipo. Ce l'hai una soundboard? No. Iniziamo a scavare da qui? Ci spostiamo. Torcia, torcia, torcia. Comprala. Compramela tu, scusami. Che cosa compro? Io non compro niente. Dai, che poi ti farei anche un bellissimo orto. Sì. Ciao, Igor. Vedo delle robe lì. Bentornato, buonasera. Finalmente della natura, finalmente della natura. Ok, alberi. Santo il cielo. Cavolo è questo essere? Oddio! Cosa sei? Così ogni volta che starnutisci puoi mettere il suono dei vecchi modem anni 90-2000 che quando si connettevano facevano il rumore quello famoso. Ciao Renka, subito solo per te un trapano al 50% di sconto con in omaggio una foto di Topo Gigio. Che wow, che offertona! Aspettalo, lo farò. Teoricamente potremmo riparare il piccone e lo faremo, almeno per imparare e capire perché sto sbattendo. Ah, perché devo direzionare il cursore. Vabbè, non è obbligatorio, però vederla correre così, insomma, non è il massimo. Allora, mi devi aggiustare questo. Repair. Ah no, ho sbagliato. Oh no, no, questo è per fare le cose. One scrap. Che cosa c'era? Questo è per rinforzarli e questo è per ripararli. Scrap parts. Ecco a cosa servivano. Ma guarda un po'. Ma scusa, ma è di legno? A che cosa mi serve la roba metallica? Rispetto a quando l'ho giocato, sto gioco è stato aggiornato tantissimo. Sono molto veloce ad aggiungere quella creatura, mai l'ho vista. Molto bene. Comunque
Comunque carina l'idea, Giorgio. Apprezzo la creatività. Olè, ritorniamo a picconare. Cosa ho fatto? Shift? Ah, con shift... Ah! Ok, ripuliamo tutto, tutto. Allora, qualcosa io spero non mi attacchi. Spero che mi venga vicino, si faccia pettare e poi mi molli della cacca così da usarla come fertilizzante. Salve! Sono appena uscita da una caverna lunga chilometri, ma... Cosa mi dice? Cosa mi dice di lei? Salve! Oh! Gli posso dare un nome? Lo farò. Perché è troppo cute. Vuole piante. No, perché è sparito? Ok. No, non la chiamo Witto. Ambrogio. È stato un bel viaggio. Sono sempre i migliori che se ne vanno per primi. Tocca bannare metallo perché Witto vuole usare solo il legno. La prima ragazza che quando vedo un animale carino e speriamo mi venga vicino per a fare la cacca. perché dobbiamo sopravvivere, Rab, capiscimi. Questo cos'è? Ehi, ce l'ho! Ho un po' di pianta. Lo vuoi? Ma si è messo a dormire, oddio. Si è svegliato. Cosa, come si fa? Cosa ti devo fare? Qua? No. Evidentemente non è questo che mangi. Questo? I funghi. E non lo so. Questa cosa dei pet da me ancora non era presente. Ambrogiojo. Troppo bello come nome, va bene. Ecco qua. Ambrogiojo is angry. Ciao Giù! Allora tutti questi anni di addestramento hanno funzionato. Non ha un suo inventario dove mettergli la pianta. Guarda, l'unico cosa che mi fa fare su di lui è pick up one, pick up half e mi dice di pick upare. Io non saprei proprio. Non saprei. Come va Giù? È da una vita, vita, che non ci sentiamo. No, ma c'è scritto Ambrogiojo. Bellissimo. Stupendo. Cos'è questo? La musica cute, super cute. Mi segue? Oh no, è un altro! Questo per forza. Anche tu, Rabbina, hai fame? No! Come faccio a darvi da mangiare? Mangio prima io. Mi devo saziare e cibare. Tutto ok? Tutto bene, Giù, grazie. Se mi fai morire ti ammazzo. Cosa? Game. Ma l'accetta. Sono deperito. Volo via col vento. Non saprei cosa darti. Ecco qua. Non so. Oh, sono piena di roba. Ma... No. Cosa dovrei fare? L'ho mollata lì, ma sembra che tu non la prenda.
piante, che piante? Ditemi, spiegatemi. Ho preso un albero. Hanno aggiunto un sacco di cose. Mi fa piacere sentirlo dire. Qua dentro vedo delle piante. Mi sembrano fiori un po' particolari. Vabbè, insomma, questo è il nostro... Qui abbiamo... Come si fa a mettere il marker? Non si può. You. E poi? Non lo so, non lo so. Non so come si faccia, sinceramente. Hanno pure gusti sensibili. Già, infatti, Rocket, veramente. Abbiamo schiacciato un verme. Non lo so, forse questa roba qui... No, c'è un buco. No, no, ho sbagliato, mi scusi. Ho fatto un buco che però non è... Ecco qua, coperto. Abbiamo raccolto mai dell'erba? Grass, tipo una cosa del genere. Root seed. Bomb pepper. Oh, vogliamo dare... Cioè, no, non credo ora bomb pepper. Però non si sa mai. Tasto destro, se non ricordo male. Ci ho provato, ma no. Né il tasto destro né quello sinistro. No, non mi seguite, ma giustamente. State morendo di fame. Tieni, Giorgio, vediamo se funziona. Cioè, no, veramente, dalla mano. Bastardo, però. Non volevo darti il peperone, però. Ma quanto stai mangiando? Basta. Andiamo a fare a piedi. Mi segue. No, fermi. Ho capito, Giorgio, che hai fame. Però viene prima rabbino. MMMMMM bono. Bravo rabbino, mangia. Super aggioggio. Ingrassa che diventi scorta alimentare. Minchia, veramente. Beh, siete sazi adesso. It's very happy. Full and... produci? Cosa produci? Latte? Venite, amici! No, rabbino! Che cosa succede? Su! Ho capito che ti vuoi fare i cazzi tuoi, però insomma, Andiamo. Non abbiate paura dell'oscurità, ci sarà luce tra poco. Produco letame. sei timido, veramente. Chi dei due si chiama pranzo e chi cena? Vabbè, Giorgio pranzo per forza, rabbino cena, insomma. Io produco salami. No, rabbino! Che succede? Ogni tanto ti perdi tu. Sono un po' ribello. Ok, basta, stop. Ora mi raccomando, tu stai attento a non camminare sul fuoco, se no.
effettivamente, ora, cosa producete? Popò? Lana? Dove vai, Giorgio? Rob, dove stai andando? Bellissimo, bellissimo. Abbiamo preso un bel po' di roba. Forse qualche albero lo possiamo anche piantare. Potrebbe essere... però in una grotta, insomma. Ah! Ci piace! Mi fai un recinto, una stanzetta? Metti che poi mi perdo e finisco in bocca ad un boss. No, sì, assolutamente. Sono d'accordo. Ma comunque veramente sono morta. Quando vi ho visto mangiare i funghi, spettacolo. Cuciniamo qualche zuppetta. E iniziamo a coltivare un po', dato che adesso devo dare da mangiare a voi e mangiare anche e darmi da mangiare. Quindi, ok, per un attimo ho creduto tu stessi per prendere il cibo dal falò lì, dal cooking pot. Abbiamo il soil, eccolo qua. Lo prendiamo e lo mangiamo anche. E nel frattempo prendiamo questi e facciamo... 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Qua magari metto un'altra torcia e picconiamo un po' questa parete. Micro pisolino. Ok. Ne abbiamo altri 3, quindi farei... 1, 2 e 3. E via. E via così. Poi. Non ho capito a che cosa mi serve. Ah, vedi, è da usare come decorazione. Sono tutti decori. Ma non so quanto possano essere... va bene, rendiamo casa un pochino più confortevole. Non lo so. Lo mettiamo qui. E questo lo mettiamo... qua, rabbino. No, scusami, ti ho confuso. Uno. E... boh, non saprei. E poi gli alberelli. Hai già costruito un letto? No, si può costruire? Non sapevo si potesse costruire. Non so, ultimo alberello? Mettiamo qua. Per quanto riguarda i recinti... io farei un recinto qui. Che ne pensate per i due tizi scemi qua? Allora, per fare il recinto bastava... no, cosa si faceva? Eccolo. Ci dormi andandoci proprio dentro. I letti funzionano esattamente come pensi se hai giocato a Minecraft. Il letto è fondamentale. Ah, vedi se abbiamo prodotto cose subito. Rabbino non ha prodotto niente, immagino anche Jojo. Niente. Allora, vi faccio un recinto qua. Sarà piccolino per ora. Però, cioè, dai, insomma, Via, venite. Ho bisogno di funghi. Eccoci qua. Giorgio? Vedi rabbino come corre. Cosa si spinge? Venite, venite.
Ok, basta, basta. No, mettetevi qui un attimo. Sono cresciuti i funghi. Ma uscite giustamente. No! È fermo! Perché? No! È fino! Entra qua dentro, ti prego, ti supplico. Vado a prendere... No, nemmeno. Nemmeno. Guarda che sono già usciti. Tutti e due. Vado a prendere un attimo un po' di legna. Mamma mia, che spavento. Certo che comunque un po' di autodifesa, Rab. Me lo ricordavo un po' più definito. Ciao, Keto. Devi fargli la porta, così non escono. E non la sappiamo fare. O forse sì. Vediamo. Io pensavo di chiuderli proprio ed eventualmente fino a quando non... Guarda Giorgio che bravo lui. È dentro che dorme. Ora esce, così. Perché deve fare il ribelle. Eccola! Thin Bar. Anzi, Thin Bar. Che noi non abbiamo però. Però intanto possiamo mettere della roba nella fornace. E no, vedi? E infatti, ovviamente. Esatto, volevo proprio chiuderli. Quindi, riprendiamo il fungo in mano. Venite... Giorgio? No, Rabbia, non mangiare. Ok. E via. Vi chiudo dentro. A posto. Poi qui, dato che possono spawnare gli amici funghi, cosa fai, Giorgio? Non uscire. In realtà dovresti mettere sotto recinto il terreno fungineo. Esatto, perché genera sia funghi normali che funghi viventi aggressivi. Ed era proprio quello che volevo fare. Recintare anche questo robo qua. Ho sbagliato, questo non serviva. Bene che si recupera tutto il materiale. L'albero fa da blocco? Immagino di sì. Capperini, non abbiamo abbastanza legna. Non mi piace quel robo lì e non mi piace nemmeno questo qui. E nemmeno questo qui. Non mi piace questa condizione di schiavismo. Ciao, sì, va bene, le ho dette tutte. Ciao, Renkas, buona cena. E buona cena anche a Giù. Una volta recintato, hai la tua farm infinita di funghi. Ci sta, ci sta. Silver intanto è andato a cena. Abbiamo messo la grafica al minimo. Per fare più FPS, sicuramente, sì, è per quello. Stavo rileggendo tutti i messaggi che mi ero saltata. Ma per esempio, no? Gli alberi. Ok, sì, che li prendiamo come decorazione. Ma proprio abbatterli per prendere legna non si può fare? Intanto stiamo morendo di fame, quindi mangiamo questo. No, proprio no. Spero non succeda qualcosa del tipo che torni e trovi un cicciolo nel recinto. Un cucciolo. Immagino che con l'ascia forse vai a recuperare legna, non con il piccone. Però l'ascia non lo sappiamo fare. E quindi?
Possiamo fare solo la zuppa. Però non è vero, perché ci servono due funghi. Li raccogliamo. Ok, via. Quindi, quali erano le cose da chiarire? Ditemi tutto. Wow. Abbiamo fatto un po' di roba. Volevo costruire questa. Ci serve la legna. E ora da dove la tiro fuori la legna io? Qui sto ancora cucinando, credo. Teoricamente potevi risparmiare legna facendo il recinto che si affacciava all'acqua. Ah, ci sta. Obiettivo del gioco? Hai presente Minecraft? Molto simile, quindi è mezzo survival e poi a quanto pare ci sarebbero anche i boss. Allora, ci sono grosse radici in giro, hai un recinto a sinistra. Recuperiamo da qui, dici tu, giustamente. Ci sta. Oh, mi scusi. Beh, a questo punto continuo a colpirla con una torcia. Ok. E il recinto è fatto. Poi per la legna. Wow, mono, certo. Catino qui a cosa serve? Tutto rubo, tutto. Ci manca però. Dove sono le radici che dicevi, Rabbozzo? Contengono oggetti random? Ah sì? Effettivamente. Ho trovato delle uova? Ho trovato un po' di roba. In giro le trovi sempre. Allora tocca scavare. Ok, dobbiamo un attimo risistemarci l'inventario. Per forza di cose. Super per forza di cose. Allora, questo va qui, questo va qui. Questo cos'è? Livelli egg? A mysterious featured egg that seems to react to your presence. Is there a way to hatch it? Qui c'è una bomba. Cioè, questo è un uovo che si schiuderà. Ok. Questo va piantato. Poi li piantiamo subito. Facciamo così. Poi abbiamo questo. Questi sinceramente li butterei. Non ci vedo niente di utile. Poi questo ci viene comodo, questo ci viene comodo, è sempre una decorazione. Store water.
Watering cans. Ok, comodo anche questo. Questo ce lo mettiamo assolutissimamente. L'albero lo pianteremo. E questo non ho compreso. Ok, per il resto si mette a cuocere. Visto che demolisce una casa per andarne a rifarne un'altra. L'orca. Dobbiamo mangiare anche, sì. Ora mangiamo. E dunque, questo... Ah, però rimane mezzo rotto. Però va che carino. Va che carino. Poi un altro alberello io lo prenderei e lo metterei... Metterei qui. E poi questo arbusto qui... Guarda rabbino che vuole uscire. Dov'è Jojo? Che spavento! Per un attimo ho creduto che fosse diventato una bottiglia di latte. Cioè, ho visto quella bottiglia e ho detto, oh mio Dio, Jojo si è trasformato in una bottiglia di latte. Va bene anche così. Allora, io rompo, ma devo subito richiudere, perché sennò voi scappate come dei pazzi. Fammi vedere un po' questo latte. Wow, segregato nell'angolino, guarda poverino, no vabbè. Vi illumino un po'. Ah, si possono mettere anche al muro. Rabbino che cerca di... Ah, comodo. Poi facciamo uno così, uno così e uno così. Si sembra che sia un tutt'uno, ma separato da dei muri. Random. Siamo Pi e Jojo. Il latte te lo facciamo direttamente in bottiglia. Conserva quell'uomo. Sì, quell'uomo. Assolutamente. Poi ci mettiamo questi e la zappa. Abbiamo finito le torce. Allora la zappa la mettiamo qua. E questo catino lo mettiamo tipo... Mettiamo tipo qui. Ok. Poi... Lo appiccichiamo. Posso appiccicare? No, non posso mettere... Ah, è così. Qua. Bellino. Va che belin. E qua possiamo mettere una mezza coltivazione. Non so, io le vorrei mettere tutte vicine. Forse conviene iniziare a ripulire qui. È carino, dai. Giocarlo in tanti sicuramente lo renderebbe più divertente. Perché Keto, non so se sei ancora qui, appunto, questo giochino è possibile giocarlo per un massimo di 8 giocatori. Quindi figurati il casino che ne esce. È in early access. Però non so, non ho controllato il costo. E quindi ora li posso... Wow! E ho anche l'annaffiatoio. Dai. E da qui si ricarica. Mamma mia.
in tanti farmi a raffica, poi ognuno conserva il suo personaggio, anche quello che gioca in single. Quindi ti scambi oggetti, solo bisogna non litigare per spartirsi gli oggetti, visto che teoricamente possiamo rubarci roba a vicenda. Vabbè, ma finché ci si conosce sono un po' limitate quelle robe lì. Qua chiudiamo. E anche qua. Ah, è un muro. E beh, direi che a questo punto questo si rimuove. Qui si chiude e poi eventualmente si allargherà in un futuro. E la torcia? Domandina, si può mettere sul recinto? No. Va bene, fa niente. La... dove l'ho messa? No, volevo metterla qui. Ok. Qua abbiamo la nostra zuppettina. Che ora ci mangeremo. E poi qua ci mettiamo questa robina qui. Questa robina qui. Il latte. Già che ci siamo. Questo dobbiamo scegliere dove metterlo, dove infilarlo. Lo infiliamo qua, facciamo tipo tutto un muro alberato. Pian piano impari a craftare cose o sai già craftare tutto e ti servono solo i materiali? Credo la seconda. Poi noi volevamo fare questo, quindi dovevamo andare a ricercare legna. Ce ne sono molti a scalare, pian piano si crea un circolo di upgrade, nuovo banco, nuova fornace e così via. Esattamente, esattamente come Minecraft. Allora, dato che... oh, no. Che questo non ci serve al momento, ce lo teniamo. Per andare a ricercare queste dannate radici. Che si trovano in giro. Anzi, scrap metal l'abbiamo mollato, vero? Nella cassa. Li abbiamo usati tutti? Non è possibile. Ah, eccoli. Ok, perché dobbiamo risistemare il piccone. A posto. Andiamo a vedere un po' di legna. Ciao Silver, bentornato. Come procede? Abbiamo costruito un paio di recinzioni, piantato un paio di semi e null'altro in realtà. Costa 16, ma le chiavi online stanno intorno ai 6-7 euro, che sono un po' tantini. Allora, no, tantini nel senso 16 euro forse, non lo so. Bisognerebbe vedere quanto effettivamente ti dà questo gioco. Quanto non riesce ad annoiarti. Ti spezzo il collo dell'osso. E la maremma. Oh, le radici. Ah. Tostina, eh. Tostina. Questa è tostina. Ok. Aia. Dov'è? È morto. Prendiamo i fiorellini. Glow tulip. Tulip seed. Guarda quanti funghi. Collo dell'osso. È diventato un meme circa qua. Sto morendo. E sì, è stata una bellissima gaffe che rimarrà impresso a vita. Comunque abbiamo un bel po' di
cose da fare. Ok. Un punto. E per il resto fatto. Però noi in realtà possiamo fare diverse torce. Questo fungo è enorme. Chissà cosa serve quel tulipano lì. Guarda quanti funghi. Vedi se devi riprendere anche qui l'Elden Ring. Spero di no. Spero di no. Tu sei ancora vivo e ti sei trasformato in una bottiglia di latte. Esatto, l'albero padre e l'albero fratello e quello sorella. Dov'è finita? Dov'è finita la parità? In che senso? Niente, che ti ho trovato nel recinto trasformato in una bottiglia di latte. Cosa ci deve avere senso, Jojo? Scusa, non ho capito. Sei lo Jojo scremato. io non vedo però. Ok. No, a me le torce lì proprio non... no, assolutamente no. Guarda chi è tornato. Ma là sotto... Ah, l'abbiamo messa noi la torcia. Ok. La vita, occhio. Hai ragione. Dobbiamo andare a mangiare. Hai ragionissima. La fermano per strada e le dicono: ma tu sei la ragga? La ragga? Del collo dell'osso, non so la ragga, però sì, mi hanno fermato per strada e mi hanno urlato contro il collo dell'osso. Sai che ancora non so se effettivamente puoi morire di fame o ti si abbassa solo la vita? Non so, nel dubbio mangio. Ci facciamo. Io vorrei pescare però. Perché non mi crescono? Guarda, sono cresciuti. Però non sono maturi, Non crescono i funghi. Ci mettono un po'. Eccoti qua, Jojo. Stavo scherzando. Non sei diventato una bottiglia di latte. Hai fatto la manina a cucchiara davanti alla bocca quando hai detto il collo dell'osso? Sì. Come fai a saperlo? Dunque, abbiamo un altro semino da poter piantare. Io lo pianterei. Eccoci qua. Ma questi sono maturi? Non lo so, sapete se sono maturi o meno? Non lo saprei dire. Scopriamolo, cioè vuoi che io muoio? Vuoi che muoro? A parte che morirò a breve, sì. Ok, mangiamo. Uno, due e tre. E via. Quindi dovremmo avere abbastanza legna e abbastanza rame. Penso sia rame. Correggetemi se mi sbaglio, insomma. Feeding tray. This useful tray can be filled to the brim with cattle feed to keep cattle then happy. Ah. È per nutrirvi.
Fantastico, lo faremo poi. Prima questo. E lo metteremo qua. Bene. Oh, guarda un po', guarda un po'. Canna da pesca, lo zainetto. Zainetto, zainetto. Non sono maturi, secondo me. Anche secondo me non sono maturi. Ah, adesso forse sono maturi. Pure la pianterei, Witto. Giù la maschera, mettila davanti a tutti. Dove eri ieri sera alle 20:45? A casa a cenare. E rame. Zainetto e lanterna subito. E niente, Witto vi fa passare la fame. Lanterna, 3 slime. Ok, prendiamo subito. Eccoli qua. Lanterna, addio torcia e zainetto. Come funziona lo zainetto? Che lo devo equipaggiare. Yes! Siamo super luminosi. Allora, piccone. Allora, io... E questo? No! Superb. Superb. Eastpak. Ma che domande fai, Giorgio? Su via. Posso buttare... No. No. Perché? Perché, Witto? Quando hai la possibilità di fare... No, ho sbagliato. Di fare questo. Uno. Due. E tre. Forte. E quindi abbiamo piccone nuovo, paletta nuova e zappa zappa nuova, non è? E questo. Poi tu si illumina di immenso. Quella funzione non l'avevi? Quale funzione? Ah, questa di poter cambiare. Fighissima, comunque comodissima. Ah, qua possiamo già iniziare a costruire il letto con 5 di fibra e 10 di legna. E fu così che Witt non smise mai più di giocare a Core Keeper. It's true, it's true. Unica cosa, ma se volessimo provare a vedere con cosa facciamo... Oh no... Come mai non posso usare il latte per cucinare? E a cosa serve? Ah, mi aumenta l'armor per un minuto. Ma fate schifo, cioè dai, mamma mia. Io credevo di poter fare chissà che ricette con il vostro latte. Posso chiedere di andare a vedere il rabbino che secondo me non produce latte perché è stato ferito prima e quindi ha speso energie per curarsi la vita e non fare il latte. No, sì. Andiamo a vedere il nostro rabbozzo. Eccolo lì che si riposa, il nostro rabbino. Piccinino. Ok, no, andiamo a recuperare. Perfetto. Perfetto, questo lo possiamo anche piantare. E lo possiamo anche innaffiare. E poi chiudiamo. Prima o poi scopriremo come fare la porta. E ora peschiamo, voglio pescare. Non abbiamo ancora trovato il minerale per la porta, Rab. Buono, la fibra per fare il letto. E vabbè. E sei impossibile, pesciolino, scusami. E viene pure insultato per i frutti del proprio duro lavoro. Ce la possiamo fare. Olè!
Wow, Orange Cave Guppy! Può essere cucinato. Quindi lo metteremo qui e insieme ci metteremo Heartberry. Cosa ne uscirà fuori? Oh, no, non il budino di nuovo. Ma con il pe... No, non te lo farò fare. Gioco. Non voglio il budino. Pesce e funghi? Potremmo provare? Sì, proviamo pesce e funghi. Se mi esce la zuppa. Questa è la zuppa. No, non mi piace. E il pesce da solo? Non posso? Sono triste. Sono triste. I am tristes. Va bene, via. Questi due via, questo via, questo via. Abbiamo 4 di fibre. Questo lo mettiamo a fare. Can be cooked. Ah! Aspetta. Ma noi abbiamo diversi semi che possiamo fare. Ok, chiaro, chiaro, chiaro. Facciamo pesce. Orange mushroom soup. Oh no, l'abbiamo già fatto. Ops. Ciao, il framio. Picchia il fungo. Ma tu? Ma lo posso picchiare oltre, da oltre il recinto? Ma fantastico. Bellissimo. Tu? Posso prendere il latte? Ma grandissimo, rabbino. Bravo. No, come Giorgio che me lo fa lì sotto. Mettiamo a cuocere anche il copper e poi andiamo a piantare un po' di... a fare un po' di semi. Direi che a questo punto si potrebbe rimuovere il recinto e... Sì, per ora non serve, lo lasciamo un attimo qui. Cioè, nel senso, non lo mettiamo. Tratti i tuoi mod come animali. Impara a fare il latte nel posto giusto. Certo, di latte non ne fate tantissimo, eh. Allora, qua abbiamo... Che cosa vogliamo piantare? Io voglio piantare Glow Tulip Seed. Uno e due. E poi vorrei fare un altro robo qui. Se faccio così. E se faccio così. Va bene, così ci piace. Non è male. Chissà se posso mettere il recinto sul... Wow. Ok, va bene. Qua. Ho sbagliato, non dovevo fare così. I'm sorry, fatti prendere. Mi ho perso per sempre. Uno e due. Non me lo prende. Voglio vedere a quante ore mi ero fermato. E via. E poi abbiamo questi due. Uno e due. E poi niente, si annaffia tutto quanto. Questo si prende perché abbiamo fatto e si pianta. Wow. E si riempie. Ok. 107 ore? Scusami. Ma questo cucchiaio, tu hai detto che si vende, ma io non lo posso...
No, si vende, basta. Ok. Peccato, speravo. Qui queste due robe. Ah, qua questo si può mangiare. Possiamo provare a fare un tentativo con questo coso qui. Budino, anche questo. Ma allora. Vabbè, vediamo che budino esce. Mi rimetterei un po' a pescare. Ci sono certi pesciolini difficili, eh? No, no, no. Rabba, avevi scritto qualcosa? Ora ti leggo appena finisco di prendere. No, niente, non riesco. Ciao, Luke! Per forza non ne facciamo molto. Ci ha dato da mangiare una volta sola. Attirati nel tuo recinto e ciao, ti sei dimenticata. Oh, vero! Io faccio il bait, devi aprire una strada così da avere una possibilità di libertà. È verissimo, ragazzi, scusate. Avete ragionissima. E dunque... Poveri, siete morti di fame. Eccomi, eccomi. Tu mangi anche da oltre il recinto? Non solo non li paga, non gli dà nemmeno da mangiare, ma veramente. Va bene, rabbino, vieni qui. Non mi far aprire il coso. Come va, Luke? Metto ghost i miei messaggi e inizierò a comunicare come la mia controparte in game allora. No, 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 no. E che ogni tanto me li perdo, giusto? Dorme. Vabbè. Ma sul recinto. Ma tu hai finito di mangiare, Jojo? Ah no, è molto felice. Ora, se il rabbino si girasse, magari, eh? Niente, lui... Nulla. Ah, ah, ah! Olè... Basta, sei felice. Dice che sei full. Ah no, ferri però. Vai, magna, magna. Ok. Perfetto. E via. Fate il vostro dovere. Questi ce li prendiamo noi. E qua cosa possiamo costruire? Possiamo costruire glass smelter e copper anvil. Direi... che tutte e due dovrebbero andare bene. Mettiamo questo, aspetta, spostiamo un attimo di roba. Questo lo mettiamo. Mettiamo dov'è? Dove lo vogliamo mettere? Qua. Non ho capito, questa freccia che cosa dovrebbe indicare? Vabbè, questo. E poi questo vicino. Chissà con le risorse che ho che cibo mi potrebbe uscire con il latte. Ma non si può combinare. Penso tu che ti metti davanti per produrre cose. Ah, quindi la direzione. Sì, immaginavo, ma... particolare come abbia... Any sand ground or wall. Noi siamo pieni. Esatto. Siamo pienissimi. Quindi facci il vetro, amico. Vada.
Facci. 6, 8, 7. Iniziamo dalla spada, va? Non si scherza mica. 6, 8 fanno 14 e 7 fanno 21. Vitto la guerriera di bronzo. È ufficialmente iniziata l'era del rame, sì. Carino, eh? Guarda come sono cresciuti! Cos'è questo? Non si può ancora prendere. Questo si può prendere. Eccolo qua. Che bellini, che bellini, che bellini. Va bene, ragazzuoli. Secondo me per oggi abbiamo fatto un sacco. Ora, giusto... vado a prendere giusto il latte che ho lasciato lì tipo da anni. No, amici, non dovete... Giorgio, ti ho visto. Stavi cercando di fare cose. Ok, rabbino subito che si attiva quando vede la porta aprirsi. Brava, Witto conosce la tabellina del 7. Grazie, grazie. Ma che bello questo budino, molto carino. Dai. Ci piace, ci piace. Non male, Core Keeper. Non male, non male. Come si fa ora? Save and exit. Devo dire, non male. Sicuramente in alternanza con Isaac e magari giocato assieme a voi comunque. Rab c'è sicuro, so che Mono ce l'ha, Giù ce l'ha, Samu pure ce l'ha, no? Sì, anche Metello, anche Metello. Forse anche Bracci. Chiaro, chiaro, chiaro. Twitch ha aggiornato le condizioni relative al programma per affiliati, ti invitiamo a leggere gli aggiornamenti. Domani Isaac comunque, mi avviso già in anticipo, e con Isaac opterei per fare magari DLC, dato che non lo facciamo da un po', magari con qualche personaggio che abbiamo, con cui abbiamo diversi achievement fatti. Ciao Mano, buon Diablo 4! Siamo ufficialmente mucche o una creatura ibrida che ci somiglia? Direi una creatura ibrida che ci somiglia. Quanto costa questo giochino? Come diceva Rab, su Steam 16, se no per le key invece 7 euro mi pare. Che tra l'altro mi ricordo che c'era Samu che... mi chiedeva di giocarci assieme. Ecco Samu, approfittiamo di queste settimane che sono obbligata a usare il portatile. Ne approfittiamo anche per stare assieme. Ah, tu volevi giocare a Deep Rock, non a Core Keeper. Tra l'altro vediamo anche Deep Rock magari. Di proc, ma me lo fa girare il mio portatile? Scosticchia un po', Jojo, sì. Sul portatile no, non penso proprio. Niente. Fa nulla. Sul fisso invece dovrebbe volare. E allora nulla. Al limite si fa un mix dei due, Deep Keeper... Tutto minimo con DLSS attivo. DLSS per cosa sta? Non ne ho idea. Comunque, facciamo un bel raidino stavolta. Allora. C'è Nolan, c'è la Roby che sta portando Super Mario.
sono tentata. Sono tentata. Luca retro. Giorgio, please. Grazie Mirko, un piacere. Sapere di averti ogni serata è piacere di anzi, è un piacere sapere di avervi ogni serata. In realtà non è per il prezzo, che alla fine 7 euro è poco, solo che non credo di avere tempo. Oh, hai tempo per guardare 2 ore di live? Non hai tempo per giocare? Grazie Silver, ma buona serata anche a te. Le fave sono venute buone? Tra l'altro, poi controllo su Telegram. Ci avevi detto di aver che ci avresti inviato la foto. Comunque, andiamo dalla Roby, dai. Facciamole un sorpreso. Ma nel mentre sto in live faccio altro. Ah, e come fai ad avere... Wow, complimenti. Grazie Giorgio, grazie per l'impegno che ci metti nel guardare la live, commentare, pensare ai commenti, cioè alle cose che scrivi in chat e fare e poi fai altro. Vabbè, multitasking tantissimo. Ciao Keto. Ah, tra l'altro, non so se lo sai Keto, ne approfitto per dire che appunto Elden Ring non lo possiamo più portare per almeno queste 2 settimanelle. Perché appunto sono da portatile, quindi non sarebbe in grado minimamente di reggere un gioco così pesante. Per questo lo riprenderemo poi. Infatti troppi impegni, tocca quittare. Sì. Tocca non entrare più in live. Guarda, nessun problema. Ciao ragazzuoli, ci vediamo domani. Sera. E vi auguro un buon proseguimento di serata. Una buona cena se ancora non avete cenato. E una buona notte e tantissimi sindoro. Tantissimi. Grazie Wolframio. L'importante è che tornerà, ma sicuramente. Ciao Keto, ciao Wolframio. Ciao Giorgio, ciao Rabozzo, ciao Mirko. Ciao a tutti.